L'altro tema che un po' tutti i sindaci sollevano, e mi rivolgo al sindaco di Carbonia Morittu, è il tema dell'esodo dei giovani, eccetera. Siamo in un paese che, come dire, utilizzando orrendamente un termine economicista, importa immigrazione a basso valore aggiunto come formazione, eccetera, eccetera, esporta emigrazione ad alto valore aggiunto per le economie che ci circondano. Questo è un tema avvertito in particolare al sud, ma vi posso garantire che è ormai un tema assolutamente nazionale e anche al nord, soprattutto nelle fasce sociali del ceto medio, medio alto, eccetera, non c'è più nessuno che ha i figli vicini di casa, perché sono tutti in qualche capitale o europea o mondiale a svolgere lavori, a svolgere ruoli che in Italia non ci sono. Io temo però che questo sia un problema che, come dire, travalica le dimensioni della nostra attività amministrativa, seppur in comuni capoluogo, con cui però dobbiamo fare i conti. Cioè, voi, fortunatamente io, come dire, ho tanti problemi, ma non sono un sindaco, dovete svolgere un'attività amministrativa che travalica i confini del vostro comune, per come vengono disegnati dalla geografia amministrativa, ma lo fate in un contesto che è doppiamente complicato dai temi, che sollevavamo. Come se ne esce e qual è l'esperienza di Carbonia? Prego. Sì, intanto permettetemi anche a me di ringraziare il sindaco di Brindisi, ANCI, di portare i saluti del presidente Deiana, presidente dell'ANCI Sardegna. Un'opportunità importante di condivisione, di confronto, insomma, con esperienze che arrivano da tutta Italia, che si concentrano prevalentemente su una capacità di disegnare il futuro, quindi programmare il presente e disegnare il futuro. Io sono sindaco da 2 anni, una settimana dopo l'insediamento stavo per aprire una procedura di predissesto legata, insomma, alla situazione che avevamo. Abbiamo in gran parte risolto tutti i problemi di carattere finanziario, almeno quelli legati al disavanzo, e ci siamo interrogati su come dare slancio a una città di fondazione nata 85 anni fa, che faceva della mescolanza delle provenienze diverse finalizzate, insomma, alla valorizzazione all'epoca di quella che era l'industria bellica del nostro paese un elemento di forza. E quindi ci siamo concentrati nel solco di alcune esperienze virtuose, illuminate da chi mi ha preceduto, a una revisione completa di quella che è l'identità del territorio. Noi oggi siamo capoluogo di una provincia di 107 comuni, ma in realtà domani saremo nuovamente capoluogo di una provincia di 23 comuni che risultano essere più omogenei e capaci, diciamo, di aggregare quelle forze che sono presenti nel nostro territorio, che, come veniva richiamato poc'anzi, hanno un elemento sostanziale. A fronte di coloro che oggi hanno gambe per correre e corrono magari lontano dalla nostra città, si aggiungono anche coloro che, diciamo, più avanti con l'età rischiano di allontanarsi dal nostro territorio per mancanza di servizi. Quindi noi ci siamo assolutamente concentrati in questa doppia modalità. Da un lato l'abbiamo identificata come la città della miniera, dall'altro la città dei servizi, ma città intesa appunto come catalizzatore, catalizzatrice di, insomma, esperienze diverse. Da noi oggi il PNRR cuba all'interno della nostra città con le istituzioni intermedie e quelle locali circa 100 milioni di euro di interventi, 40, 45, 50 sono legati squisitamente alle opere dell'amministrazione comunale, altre legate ad opere di partenariato e concentrazione. Abbiamo un progetto di rigenerazione urbana dei locali della vecchia grande miniera di Serbariu, che era già stata in parte riqualificata all'inizio degli anni 2000, una rigenerazione che ha visto la trasformazione della nostra città in una città museo, vincitori nel 2001 del secondo premio europeo per il paesaggio. Siamo nel solco di quella riqualificazione che però non vuole solo identificare la città come una città museo. Da noi insiste un nuraghe, da noi insiste il sito dei Fenicio Punico.
abbiamo il tema della valorizzazione della miniera, ma noi vorremmo, come si stava bene anticipando, riportare persone e capitale umano. Lo stiamo facendo attraverso dei progetti abbastanza innovativi. Siamo in fase di definizione di una convenzione per la realizzazione dell'Hydrogen Valley, quindi con una società che è la Sotacarbo, una società di ricerca a partecipazione pubblica, 96 Regione Sardegna, 4% Enea, che studia appunto la trasformazione del carbone in idrogeno. La valorizzazione attraverso l'implementazione, con un finanziamento da 12 milioni di euro, di laboratori che sono finalizzati a questo, la convenzione con l'Agenzia Regionale per il Trasporto Locale, con la creazione di una stazione per la produzione, quindi il trasferimento di idrogeno nei mezzi pubblici, perché un altro dei temi è l'infrastruttura, la mobilità. Stiamo lavorando con l'Università di Cagliari e la Regione Sardegna per il raddoppio ferroviario da Cagliari a Carbonia, per consentire di poter arrivare ad avere una sorta di metropolitana di superficie capace di portare non solo i cittadini che vanno da Carbonia verso Cagliari a lavorare, ma anche tutti i turisti che da Cagliari arrivano nella zona sud-occidentale della Sardegna. A questo si aggiungono tutte quelle altre attività, diciamo così, di valorizzazione dal punto di vista culturale, dal punto di vista anche storico della nostra città. Ritengo che potenziale importante di questi territori sia esattamente questo, quello di poter diventare attrattori nuovamente di menti, di intelligenze, di strumenti utili a poter programmare il futuro in alcune realtà come le nostre, che sono realtà che vivono uno spopolamento, sicuramente uno spopolamento importante. Quindi non mancano le risorse, perché oltre al PNRR noi siamo dentro un sistema di riconversione industriale, siamo prossimi al polo industriale di Porto Vesme, quindi siamo investiti da uno strumento finanziario importante che è il Just Transition Fund, che vive anche la città di Taranto e con il quale insomma siamo anche in contatto per una serie di attività. Quindi tutto ciò che riguarda la nuova economia, la conversione, la decarbonizzazione, la produzione di nuove identità è patrimonio della nostra comunità, che vuole essere aggregatrice anche rispetto ai servizi, e quindi tutta la parte relativa alla creazione di asili nido, di scuole, di mense scolastiche, è logicamente una parte importante delle attività che vengono svolte e vengono prodotte dalla nostra comunità. Permettetemi di chiudere semplicemente dicendo questo: tutto quello che si fa in comunità molto piccole o che vivono uno spopolamento importante, che veniva richiamato prima in presentazione, necessita anche la presenza e la forza di professionalità all'interno del comune, ma anche in maniera trasversale con le altre istituzioni. Quindi se tanto si può fare in questi anni è anche grazie all'impegno che viene profuso da coloro che lavorano tutti i giorni negli uffici per produrre insomma tutte queste attività che hanno una caratterizzazione importante, senza le quali non si potrebbero riconvertire e ridare sostanza e animo ai nostri territori. Quindi grazie. Grazie.